Hi guys, welcome back to my lessons. Ciao a tutti, bentornati alle mie lezioni di inglese. Nel video di oggi vorrei affrontare un po' di vocaboli. E allora mi sono detta, visto che tanti di voi mi avete scritto che finalmente quest'anno partirete per l'estero e avrete bisogno di parlare l'inglese, dopo aver affrontato i vocaboli e le frasi per conversare quando si è in viaggio, ho pensato, perché no, insegnare un po' di vocaboli legati al cibo per quando si è al ristorante, così con il menù davanti magari riusciamo a non sentirci completamente persi. E quindi ho raccolto ben 100 vocaboli che si riferiscono al cibo e che possono, spero, esservi utili per quando viaggiate in un paese straniero. Ogni parola avrà la traduzione in italiano e una fotografia esemplificativa, e ho deciso anche alla fine delle 100 parole di mettervi un piccolo test finale di 10 parole che dovrete capire e cercare di ricordarvi che cosa volessero dire. Le ho divise per categorie, troverete la frutta, la verdura, la carne, il pesce, le bevande, i condimenti, diciamo che ho diviso un po' di categorie per aiutarvi anche a districarvi meglio in questo video. E quindi direi che è tutto pronto per cominciare. Però, in realtà, come ben sapete ormai da tempo, mi piacerebbe invitarvi su Instagram alla pagina school2you_milan, dove l'apprendimento continua, nelle storie, perché trovate sempre un quiz in inglese e anche di spagnolo, nei post, nei reel, nelle dirette in lingua, quindi davvero vi aspetto sulla mia pagina Instagram, vi aspetto su Facebook se non avete Instagram, e se ancora non l'avete fatto vi chiederei di iscrivervi a questo canale di YouTube. E ora che dire, è tutto pronto per iniziare a vedere questi 100 vocaboli sul cibo in inglese. Iniziamo con la prima categoria. Fruit. Apple. Apricot. Banana. Blackberry. Blueberry. Cherry. Coconut. Fig. Grape. Lemon. Melon. Orange. Peach. Pear. Pineapple. Plum. Pomegranate. Raspberry. Strawberry. Watermelon. E ora andiamo a scoprire un po' di verdura, sempre in inglese, con le relative fotografie. Eccole qua. Vegetables. Artichoke. Asparagus. Aubergine. Broccoli. Brussels sprouts. Cabbage. Carrot. Cauliflower. Celery. Zucchini. Cucumber. Garlic. Ginger. Lettuce. Mushroom. Onion. Peas, pepper,
Pumpkin. Radish. Tomato. Spinach. E adesso andiamo a vedere qualche nome di pesce che potresti trovare in un ristorante. Quindi ecco a voi la categoria fish. Fish. Anchovy. Cod. Pilchard. Salmon. Sardine. Sole. Trout. Tuna. E adesso, sempre per capire al meglio il menù, ci sono diversi tipi di carne che potresti incontrare, soprattutto magari in alcuni paesi esteri hanno l'usanza di mangiare una carne particolare piuttosto che un'altra. Quindi ecco a te le principali carni che potresti trovare in un menù di un ristorante. Meat. Beef. Chicken. Duck. Ham. Lamb. Sausages. Pork. Turkey. Veal. Egg. Sì, in effetti egg non è proprio un tipo di carne, però nelle categorie che avevo organizzato qua per questo video non sapevo bene dove inserirla, quindi ho pensato che forse alla fine della fiera potesse starci meglio in questa. Ed è una categoria molto molto importante, soprattutto se per caso qualcuno di voi avesse l'intolleranza ai latticini. Sto parlando della categoria dei dairy food. Butter, cream, cheese, blue cheese, goat cheese. Quindi tutti i prodotti che sono derivati dal latte, è importante sapere ovviamente quali sono e chiedere eventualmente se l'alimento che state per mangiare is a dairy product, dairy food or not. E quindi potete semplicemente chiedere al ristorante dairy free, quindi senza latticini. E ora, sempre una categoria che potrebbe causare delle difficoltà a qualcuno che magari è intollerante al glutine, ad esempio, è la categoria che sta per arrivare, ovvero la categoria chiamata bakery products, ovvero prodotti da forno. Se siete allergici al glutine, in questo caso dovrete chiedere gluten free, ok? Come diciamo appunto senza glutine, privo dal glutine. Quindi mi raccomando, se avete un'intolleranza, gluten free. E adesso andiamo a scoprire le bakery products. Bakery products. Bread. Cake. Flour. Pizza. Yeast. A me fa sempre sorridere l'idea che quando siamo all'estero, se siamo proprio affamati, chiediamo una pizza e in tutto il mondo ci possono capire. Ma al di là degli scherzi, è arrivato il momento di vedere un'altra categoria molto importante, ovvero quella dei main course, ovvero le portate principali, per esempio la pasta, il riso, che si dicono in questo modo. Main course. Pasta. Rice. Spaghetti.
Anche gli spaghetti sono molto utili in caso di necessità, ma non si dicono spaghetti proprio con la nostra pronuncia bella marcata, ma spaghetti, perché ovviamente essendo una parola italiana, ma che diciamo pronunciata dalle persone che sono inglesi o americane, hanno perso un pochettino la loro pronuncia originale, quindi dovete dire spaghetti, ok? E adesso andiamo nel bere. Per quanto riguarda le bevande, avremo la categoria chiamata invece drinks. Drinks. Alcoholic drink. Beer. Coffee. Fruit juice. Milk. Soft drink. Tea. Water, wine. L'acqua può essere di due tipologie: sparkling water, acqua frizzante, oppure still water, ovvero acqua naturale. Mi raccomando, non andate a dire al ristoratore o al cameriere some natural water, perché acqua naturale. Perché hai mai visto l'acqua artificiale? Quindi mi raccomando, sparkling water oppure still water, oppure semplicemente gas, no gas, però dai, still water and sparkling water. E adesso vediamo la prossima categoria, l'ultima categoria di questi 100 vocaboli, quelle che riguardano invece i condimenti. Condiments. Cinnamon. Honey. Jam. Mustard, pepper, oil, sugar, salt, vinegar. Queste erano le 100 parole che volevo insegnarti riguardanti il cibo e adesso c'è un piccolo test per te. Ho selezionato 10 tra queste 100 parole, ovviamente delle parole non banana o apple, ma delle parole un pochettino più difficili perché voglio vedere se te le ricordi. Quindi troverai la parola e tre fotografie con scritto A, B o C. Avrai all'incirca 3-4 secondi per pensarci, in caso metti in pausa ogni volta che vedi una foto, e poi seleziona A, B o C nella tua mente e ti apparirà subito dopo la soluzione. Ci vediamo ad esercizio completato, che ho una cosa da dirti. Te li ricordavi tutti questi vocaboli? Alcuni non erano semplici, lo riconosco, però per questo motivo che ho voluto anche rimetterteli in questo test. Fammi sapere nei commenti quanti ne hai indovinati alla fine della lezione. Se
Spero che ti sia piaciuto questo video perché è una cosa un po' diversa, perché è importante anche di pari passo con la grammatica andare a studiare i vocaboli. E a proposito di grammatica, qualora ancora tu non lo sapessi, io ho creato dei videocorsi completi di inglese che ti lascio in riferimento nella descrizione di questo video, livello base, livello intermedio fino al B2 e anche di livello business. Quindi se vuoi dare una svolta al tuo inglese, ti consiglio di dare un'occhiata ai videocorsi che ho creato in questi anni. Altrimenti ti aspetto qua su YouTube, su Instagram dove l'apprendimento continua, su Facebook, su Telegram e se sei una persona che studia da autodidatta, ho proposto anche una serie di titoli di libri che secondo me sono molto funzionali per studiare in autonomia e te li lascio nel mio Amazon Shop qui sotto. Che dire, spero che ti sia piaciuto il video, ti aspetto nei canali che ti ho già elencato, come sempre, thank you very much for watching and have a nice day. Bye!